Ciao ragazzi, bentornati a questo mini corso sulla scala pentatonica, sul suo utilizzo in vari contesti, per la composizione, per le melodie, per l'improvvisazione, eccetera, eccetera, come studiarle nel modo più chiaro e semplice possibile. Allora, prima di addentrarmi appunto sull'improvvisazione, quindi sull'utilizzo della scala pentatonica, su determinati giri di accordi, in determinati stili musicali, poi vedremo le sostituzioni che ci faranno cambiare colore alla nostra improvvisazione. Vedremo tutto più avanti. Prima di andare appunto verso quella direzione, è giusto comprendere e diciamo immagazzinare e assorbire la sonorità e la potenzialità che ha questo tipo di scala. Allora, vi faccio un paio di esempi, sia per la parte melodica di un brano, oppure per un groove, eccetera, eccetera, con l'utilizzo appunto di questa scala. Sentite se conoscete questa melodia. Più o meno la conoscete tutti, Let It Be. Sembrano tante note, ma questa famosissima storica melodia è stata costruita interamente con 6 note, quindi scusate, 5 note, che sono le 5 note della pentatonica di Do, quindi Do, Re, Mi, Sol e La. Quindi identica alla pentatonica e la minore, abbiamo già detto. Gli accordi sono Do maggiore, Sol maggiore, La minore, Fa maggiore, Do, Sol, Fa, Do, La minore, Fa, Do, Sol, Do. Sono questi gli accordi più o meno. E appunto la melodia è stata interamente costruita, come vedete scritto nel PDF, con queste note. Quindi Sol, 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 La, La, Mi, Sol, Sol, Do, Re, Mi, eccetera, eccetera. Questo è uno dei milioni di esempi che potrei farvi, altrimenti un'altra composizione che io faccio spesso, che utilizzo spesso di riferimento perché è un brano che mi piace moltissimo, è questo, sempre in fase melodica, quindi la melodia. Amazing Grace, che è un brano tradizionale, diciamo, non ricordo mai se è scozzese, comunque delle zone Irlanda, quei posti lì, e in questo caso è costruito, ora non mi ricordo se è la tonalità originale, comunque io l'ho scritta in Fa maggiore, e tutte le note che compongono la melodia sono prese dalla pentatonica di Fa, quindi Fa, Sol, La, Do, il re. Sentite come l'utilizzo di questa scala può portare anche a la composizione e melodie che hanno fatto la storia. Ora vi faccio un paio di esempi invece di
linee di basso storiche, conosciute anche da, veramente dai muri. Una è questa. Ovviamente Billie Jean di Michael Jackson. Allora, cosa succede qui? Siamo a tonalità di Fa diesis minore. Quindi, per comodità, pensiamo alla relativa maggiore, pensiamo alla pentatonica di La maggiore. Quindi La, Si, Do diesis, Mi e Fa diesis. Quindi ho solo scambiato l'ordine delle note. Quindi la pentatonica minore di Fa diesis. Fa diesis, La, Si, Do diesis, Mi. E infatti il riff, quindi tutta la struttura principale di questo brano, che credo sia una delle linee di basso più conosciute della storia delle storie, dei secoli, della preistoria, però, è costruita interamente usando le cinque note della pentatonica minore di Fa diesis o maggiore di La, perché infatti parte da Fa diesis, poi c'è Do diesis, il Mi naturale, Fa diesis, Mi naturale, Do diesis, Si, Do diesis. Poi quando va in Si minore l'accordo suona Si, Fa diesis, La, Si. L'ultimo esempio che volevo farvi, non mi ricordo con chi ne parlavo in questi giorni, è questo. Ovviamente si tratta di Money dei Pink Floyd, un brano in 7 quarti, quindi uno dei primi in cui mi addentrai nei tempi un po' strani, diciamo. E se ci fate caso, anche qui ora non mi ricordo se è proprio in Si minore brano, comunque io l'ho scritta così. Quindi abbiamo Si, Si, Fa diesis, Si, Fa diesis, La, Si, Re. Queste sono le note. Quindi Si. La pentatonica minore di Si è composta da Si, Re, Mi, Fa diesis e La, oppure se vi torna meglio la relativa maggiore, quindi di Re, è composta da Re, Mi, Fa diesis, La e Si. E come vedete, tutte le note anche di questo mega riffone di basso storico è composto da pentatonica, esclusivamente da pentatonica minore di Si o maggiore di Re. Ora, questi sono, diciamo, i primi esempi che mi vengono in mente. Una cosa fondamentale, appunto, prima di andare avanti, è se date un occhio nel PDF, andare a ascoltare gli esempi che vi propongo, quindi appunto di melodie. C'è anche un discorso armonico utilizzato soprattutto da pianisti jazz, fanno uso della pentatonica per delle successioni di accordi, ma non mi addentro troppo. Quindi parliamo per ora di melodie, di riff, di improvvisazione. Vi farò degli esempi che vi invito ad ascoltare e poi andremo avanti e vedremo come applicare quello che abbiamo studiato, quindi le varie pentatoniche, ovviamente su tutta la tastiera, in tutte le tonalità, come applicarle in vari generi e contesti musicali diversi, e poi come abbellirle. Faccio qualche esempio al volo. Pensiamo alla minore, quindi facciamo Mi minore. Quindi
Potrei stare all'infinito a fare fraseggi con questa scala senza toccare note esterne, però già se inserisco questa. Mi cambia già moltissimo il sound, cosiddetta scala blues, quindi una nota in più della quarta diesis, oppure. La nona, quindi la seconda. Sono piccoli espedienti, piccoli trucchetti che poi vedremo insieme e che fanno un po' la differenza poi quando si usa tanto queste scale, perché altrimenti diventano monotone. Oppure utilizzare proprio delle pentatoniche di altre tonalità, diciamo così. Quindi ad esempio su un accordo di Do maggiore ci suona la pentatonica di Re maggiore, vedremo perché, perché lì dà un sound totalmente diverso. Però vedremo tutto nel prossimo video. Per ora vi saluto e vi auguro una buona serata.